Benvenuti! Oggi parliamo della verticale sulla testa, Sirshasana. La prima domanda a cui voglio rispondervi è: qual è la parte della testa che va appoggiata a terra quando vado in verticale? La risposta è semplice. Se voi prendete la mano, appoggiate la base del palmo tra le sopracciglia e lasciate appoggiare il dito medio dove arriva sulla sommità del capo. Vi ricordate questo punto? E quel punto esatto è quello che volete appoggiare a terra. Seconda cosa, come mi posiziono con le braccia? Per fare questa versione di Sirshasana avete le mani unite e le dita intrecciate, i gomiti leggermente più stretti delle spalle, per un motivo semplice. Specialmente all'inizio, quando siete nuovi in questa pratica della verticale sulla testa, i gomiti tendono ad allargarsi. Non vogliamo che succeda, quindi partiamo un pochino più stretti per essere sicuri che poi, anche se si allargano un pochino, non vanno troppo distanti dalle spalle. Vogliamo idealmente i gomiti sotto alle spalle, ok? Appoggiamo quella parte della testa che abbiamo identificato prima, sentiamo l'appoggio, premiamo con le mani, con gli avambracci a terra, puntiamo i piedi e solleviamo il bacino. Allora, già qui volete sentire che le vostre braccia e le spalle stanno prendendo la maggior parte del peso, nella testa non c'è tantissimo peso. Cammino in avanti con i piedi, il più possibile. Più riesco a camminare in avanti, più le mie anche sono sopra le spalle. Più le anche sono sopra le spalle, più facile mi sarà salire. Un ginocchio al petto, lo stringo. Il piede attivo è puntato, il tallone verso il sedere. Porto le anche indietro, verso le spalle, diciamo, sopra le spalle. Facendo questo, sento che il piede che sta a terra diventa sempre più leggero fino a sollevarsi. Quando riuscite a sollevarlo, siete pronti per cominciare a trovare quell'equilibrio ed eventualmente arrivare con tutte e due le ginocchia al petto. Io vi consiglio di fermarvi con le ginocchia al petto se siete nuovi a questa pratica, in modo tale da abituarvi a trovare l'equilibrio con le ginocchia al petto, che è più facile rispetto a trovare l'equilibrio con le gambe distese in aria, ok? Quindi ve lo faccio rivedere, faccio l'altro lato in modo tale che possiate vedere tutti e due. Appoggio le braccia, le mani, appoggio la sommità del capo, punto i piedi, sollevo il bacino, cammino più vicino possibile, un ginocchio al petto, le anche vanno indietro, il piede si solleva. Quando arrivo qui, piego anche l'altro ginocchio e porto tutte e due le ginocchia strette al petto, strette tra di loro, le dita dei piedi puntate verso il soffitto, i talloni verso il sedere. Mantenendo qui, trovo il mio equilibrio, se ho bisogno posso farlo anche vicino al muro, ma sento che la maggior parte del peso non è nella testa, la voglio nelle braccia. Quando sono pronta a scendere, lentamente scendo e mi riposo un attimo. Prendo un attimo la posizione di Balasana. E poi è anche importante, tra le ripetizioni, se volete farne un paio, prendetevi un momento in Adho Mukha Svanasana, in modo tale da lasciare andare la testa e il collo. Il passo successivo sarà quello di distendere le gambe. Allora, quando sono pronta a distendere le gambe, come lo so? Siete pronti nel momento in cui riuscite a stare almeno 5 respiri con le ginocchia piegate al petto senza dovervi preoccupare dell'equilibrio, ok? Nel momento in cui voi sapete fare quello, siete pronti a distendere le gambe. La cosa che vi può far perdere l'equilibrio è distendere le gambe troppo velocemente. Se lo fate troppo velocemente siete in una situazione instabile, quindi fate attenzione, andate piano e vi prometto che se fate piano riuscirete prima rispetto a cercare di distenderle velocemente e perdere l'equilibrio tutte le volte che ci provate, ok? Vediamo come si fa. Ricomincio esattamente come prima. Cammino con i piedi verso il viso, un ginocchio, l'altro, stringo, mantengo, sento che sono stabile qui, piano inizio a distendere le gambe. Le gambe quando si distendono sono attive, i piedi sono attivi, posso puntare i piedi oppure puntare i talloni verso il soffitto, qualsiasi cosa vi aiuti. Ma non lasciate i piedi molli. Stringete le gambe, stringete i talloni.
Potete stare anche vicino al muro, assolutamente. Quando siete pronti a scendere, ripieghiamo le ginocchia, piano piano scendiamo e di nuovo ci sistemiamo in balasana per qualche respiro. E poi brevemente in Adho Mukha Svanasana. Praticate questa posizione al muro, che è una cosa che alcuni insegnanti vi diranno che va bene, altri insegnanti vi diranno di no. Io personalmente vi dico fatela al muro all'inizio, perché siete molto più al sicuro piuttosto che farla distanti dal muro. Ma nel momento in cui sentite che state prendendo confidenza con la posizione e con l'equilibrio, il mio consiglio è quello di andare fuori e di andare magari nell'erba oppure in spiaggia e di praticare su un terreno più morbido, in modo tale che, se doveste perdere l'equilibrio, la caduta è un pochino più leggera, un po' più, diciamo, un po' meno rischiosa. Ecco. Una volta che siete in grado di salire e scendere tranquillamente, avete trovato il vostro equilibrio, allora poi sarete pronti per anche praticare questa posizione in una stanza con altre persone, senza rischiare di farvi male voi o di far male ad altre persone. Quindi attenzione, ci vuole pazienza, vogliamo andare passo per passo lentamente, è un percorso che richiede tempo, quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve. Spero che queste tips vi siano state utili per la vostra pratica sulla verticale sulla testa. Se avete domande scrivetemi pure, intanto vi chiedo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto.